Buonasera a tutti, benvenuti al nostro lunedì, dicevo prima con i primi arrivati. C'è ancora un posto lì? Scusa, solo per... ecco, perché se arriva qualcuno c'è ancora un posto in sala. Dicevo, ero un po' sagrinà perché ho visto il tempo brutto, gli allarmi, la pioggia, e stasera come faremo? E invece l'attrazione per la Val di Susa è troppo importante, quindi... anche stasera siete molto numerosi, vi do il benvenuto a tutti e benvenuti a tutti. E il presidente Giuseppe Pichetto ci raggiungerà probabilmente un po' più tardi e quindi sarà comunque poi presente per chiudere l'incontro dei nostri lunedì. Come chi ci segue sa, noi ci occupiamo come centro studi in modo interdisciplinare di tanti argomenti pluridisciplinari e qui e soprattutto di molti luoghi, non soltanto Torino, e quindi avete già visto nei vari incontri. Oggi parliamo della storia delle Valli di Susa perché sono usciti da poco due importanti volumi a cura di Piero Del Vecchio e Dario Vota, che sono uno e uno alle due, diciamo, due ali dei relatori di oggi, che sono Silvia Giorcelli Bersani. Do il benvenuto, ci fa molto piacere avere Silvia Giorcelli. Eravamo molto legati al Bersani, che è stato legato al Centro Studi per tantissimi anni, e quindi ci fa piacere averla presente. So che ha anche collaborato a Studi Piemontesi, hai anche collaborato. Ecco, adesso che sei sempre giovane devi continuare a collaborare, nell'invito che ti rivolgo anche a nome di Rosanna Roccia, che è il direttore di Studi Piemontesi, e Andrea Maria Ludovici, che voi conoscete già perché è colui che ha curato la sistemazione, il riordino dell'archivio del Centro Studi Piemontesi. Chi non l'avesse visto dopo lo può vedere, c'è una sala totalmente dedicata all'archivio e quindi lui è in qualche modo di casa. Do subito la parola per entrare nel vivo in modo da non perdere troppo tempo, perché secondo le nostre abitudini cerchiamo per le 19 di aver finito i discorsi dal tavolo, perché come sempre poi tocca a voi continuare il discorso. E do la parola a Dario Vota. Buonasera. Quelli che presentiamo oggi sono i primi due volumi della Storia delle Valli di Susa, opera che rientra in un più ampio progetto editoriale che abbiamo denominato Terra di Confine, percorsi tra storia e arte nelle Valli di Susa. È un'opera prevista in tre volumi pubblicati dalle edizioni del Graffio di Borgone, con la cura editoriale di Piero Del Vecchio e mia, e la consulenza scientifica del CRISM, il Centro di Ricerca sulle Istituzioni e Società Medievali, presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino. Sono volumi che intendono offrire una sintesi aggiornata, scientificamente sorvegliata, sulla storia valsusina. Vi convergono, entro un progetto unitario, contributi di studiosi specialisti su alcuni tra i temi che abbiamo ritenuto più rilevanti di questa storia locale e ambiscono a porsi come un lavoro di riferimento. È un lavoro che mira a incontrare tanto l'interesse dell'appassionato di storia locale quanto l'esigenza anche del ricercatore di appoggiarsi su dei riferimenti di base acquisiti per indagini più specifiche, oltre però anche ad offrire supporto scientifico alla formazione di operatori culturali e del turismo. Il primo volume, 270 pagine, è dedicato a preistoria, età romana e medioevo fino al 300. Si avvale del lavoro di alcuni dei più accreditati specialisti di questi settori e si caratterizza con l'affiancare contributi provenienti sia dal versante archeologico sia dal versante storico in una trattazione coordinata. È composto di 13 saggi e l'offerta tematica di questi saggi non ha la pretesa ovviamente di offrire una panoramica esaustiva sulla storia delle Valli di Susa, ma ha una scelta di argomenti
che ha inteso da una parte offrire delle sintesi aggiornate sull'archeologia e la storia di questi periodi, dall'altra focalizzare alcuni temi che secondo noi per quei periodi trovano nelle Valli di Susa una esemplarità significativa. Il secondo volume, 358 pagine, quindi anche più consistente del primo, è dedicato ai periodi dal 400 a metà 800. 12 saggi, alcuni di notevole ampiezza. Si avvale anch'esso del lavoro di specialisti accreditati e, anche qui senza la pretesa di esaustività, offre per quei periodi sia dei percorsi di sintesi sui principali aspetti istituzionali, economici, sociali, demografici, militari e religiosi, sia la trattazione di alcuni temi specifici che anche qui presentano, secondo noi, una loro esemplarità. A illustrare un tema per ognuno dei due volumi abbiamo oggi due preziosi interventi che sono già stati accennati, rispettivamente la professoressa Silvia Giorcelli, ordinaria di storia romana presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino, che ha contribuito al primo volume con un saggio sulla cultualità di età romana in Valle di Susa, questo è il titolo, e il dottor Andrea Ludovici, storico dell'arte, archivista, che ha contribuito al secondo volume con un saggio su Diocesi di Susa tra 700 e Unità d'Italia. Io li ringrazio fin d'ora per la loro disponibilità, cedo loro senz'altro la parola e intanto auguro a tutti voi un buon ascolto. Grazie. Va bene. Buonasera, grazie per l'invito che ho davvero molto gradito. Sono stata molto contenta di partecipare a questo progetto, credo molto nelle competenze dei due curatori che conosco da tanti anni, so essere persone estremamente attente e appassionate di storia della Valle di Susa, i contributi sono tutti molto interessanti e sono stati realizzati da specialisti di questo territorio e quindi questo volume rappresenta ad oggi un punto di arrivo ma anche di partenza, insomma, per tutti gli studi futuri sulla Valle di Susa, che è un territorio molto molto interessante sotto veramente tutti i punti di vista, storico, geografico, ma sociale, economico, strategico e religioso. A me è stato affidato il compito di occuparmi della religione in questo territorio. Un compito che ho assolto con molto piacere perché è un argomento molto nelle mie corde. Io ho cominciato a studiare queste cose tanti anni fa e gli aspetti religiosi li ho sempre trovati particolarmente interessanti. Perché la religione nel mondo romano era strettamente legata alla realtà politica e al contesto geografico e attraverso lo studio della religione si possono cogliere degli aspetti molto interessanti e significativi della presenza del mondo romano in questo territorio. Quindi studiare la religione significa studiare il contesto geomorfologico, che è particolare, siamo in una valle, e significa studiare i processi di romanizzazione, che sono stati peculiari, significa studiare la romanità di valle, che è diversa dalla romanità di pianura, che è diversa dalla romanità di altri contesti più vicini a Roma. Quindi studiare la fede in età romana di questo territorio è un banco di prova anche per verificare altre realtà di tipo storico molto, molto interessante. Partirei da un problema legato alle fonti. No, dico ancora una cosa, dico che quando scrivevo questo articolo, in realtà contestualmente lavoravo anche su un altro progetto. Approfitto di questa sede per farmi un po' di pubblicità, poi magari propongo alla dottoressa Malerba anche la presentazione di questo libro, perché mentre lavoravo appunto sulla cultualità della Val d'Aosta, lavoravo contestualmente sull'intera cultualità dell'arco alpino. Ho pubblicato da poco questo volume che si intitola L'impero in quota per conto di Einaudi e il primo capitolo che ho scritto riguarda proprio la cultualità dell'intero arco alpino, perché le montagne e le Alpi in età romane
sono proprio caratterizzate da un tipo specifico di religiosità che merita vedere. Quindi noi osserviamo la religiosità della Val di Susa, ma non dobbiamo dimenticare che questo è soltanto un capitolo, insomma, di un contesto invece religioso che coinvolge l'intero arco alpino dal III secolo avanti Cristo almeno fino al II secolo dopo Cristo. Quindi scrivevo questo capitolo, ma avevo in mente ovviamente un contesto molto più ampio all'interno del quale la Val di Susa si colloca pienamente. Vi dicevo, qual è il primo problema che gli storici di Roma antica devono affrontare sempre, ma in particolare in questi contesti che noi definiamo periferici, ma è un termine riduttivo che non mi piace tanto utilizzare, ma tanto per capirci, insomma, per quei contesti lontani da Roma. Intanto abbiamo un problema di fonti. Le nostre fonti sono poche, sono distribuite a macchia di leopardo sul territorio, sono fonti spesso lacunose, che quindi richiedono un grosso lavoro di esegesi, di integrazione, sono fonti non sempre facilmente databili, e quindi anche la datazione precaria, imprecisa o con una forcella cronologica troppo ampia ovviamente non ci consente un utilizzo del documento molto specifico. Queste fonti quali sono? Le fonti letterarie sono pochissime, quindi non possiamo utilizzare, diciamo, i testi letterari della tradizione, perché fanno un cenno minimo, insomma, no? alle Alpi. Abbiamo anche pochi documenti archeologici, perché a parte Susa e qualche contesto noto, gli indigeni vivevano in insediamenti che hanno lasciato pochissima traccia sul territorio, e quindi non abbiamo dei contesti di riferimento particolarmente espliciti. Ciò che noi possiamo utilizzare per definire il profilo religioso della Val di Susa in età romana sono i documenti epigrafici, e cioè sono le iscrizioni votive che i devoti facevano incidere per le loro divinità, che erano naturalmente molto numerose e alle quali i devoti si rapportavano con grande devozione, con grande fede. Quindi le nostre fonti sono prevalentemente epigrafiche. Che cosa ci dicono queste fonti epigrafiche? Abbiamo un patrimonio di iscrizioni molto molto ricco, e moltissime sono le iscrizioni sacre, religiose, quindi dedicate a divinità o ex voto. Queste iscrizioni ci denunciano innanzitutto una grande varietà di divinità rappresentate. In Val di Susa le divinità del Pantheon romano erano quasi tutte rappresentate, con una buona numerosità, ed erano presenti anche delle divinità indigene, quindi di matrice celtica, poi inserite nel Pantheon romano, in qualche modo tradotte in modo romano, interpretate, come si dice, che ci mostrano una cultualità molto capillare che accompagnava la strada che dalla pianura saliva fino al Mons Matron, al Mon Ginevro. Quindi una grande varietà di divinità e una grande varietà di devoti, quindi tipologie sociali di devoti molto, molto diverse, dal semplice schiavo al personaggio che a Susa, per esempio, nella Susa romana, ricopriva degli incarichi importanti. Quindi abbiamo anche una casistica sociale interessante, che ci consente di fare qualche riflessione proprio sulla società romana che popolava questi territori fra, insomma, II secolo avanti Cristo e III secolo dopo Cristo. Perché questa grande varietà di divinità rappresentate? Perché la Val di Susa è caratterizzata da una via di transito molto importante. Lungo questa via passavano uomini, donne, più uomini che donne, ma insomma merci, idee, quindi anche devozioni, e tutti quelli che potevano lasciavano un ricordo, un ex voto, una testimonianza della loro devozione.
erano persone che non provenivano necessariamente dalla Valle di Susa, ma anzi provenivano da tutto l'impero o da tutta la pianura padana, ma che attraversavano la valle, attraversavano il colle per andare dall'altra parte, nella provincia gallica, provenienti da varie zone, quindi si portavano dietro evidentemente la loro cultualità specifica. Questa grande varietà di divinità è anche il frutto del fatto che l'impero romano era un grande impero multiculturale, multietnico e anche multireligioso. E quindi lungo le strade di Roma passavano persone molto diverse, che però erano accomunate dall'essere cittadini o comunque abitanti di un impero fortemente integrato, che non aveva problemi ad accogliere all'interno del proprio pantheon divinità molto diverse. I romani furono un popolo certamente di grandi conquistatori, certamente l'esercito fu uno strumento con il quale i romani imposero la propria presenza in tanti territori e qualche volta questo esercito compì delle azioni anche molto violente, non possiamo nascondere questo lato oscuro, no, dell'imperialismo romano. Però è anche vero che una volta, diciamo, realizzata la pace, una volta portata la pace nei territori conquistati, poi ciascuno era libero, insomma, di esprimere la propria devozione in maniera totalmente tranquilla, insomma, no? Libera. E ai romani interessava la pace, interessava che in questa zona le strade fossero facilmente percorribili, che non ci fossero problemi di ordine pubblico, dopodiché cosa la gente adorasse nel proprio cuore non era un problema sostanzialmente di nessuno. E quindi ecco che noi abbiamo una espressione, una varietà molto interessante di queste divinità. Al tempo stesso la Val di Susa è una valle, quindi una zona in qualche modo chiusa, incassata in alcuni punti, dove esistono dei fenomeni di conservatorismo religioso. Quindi accanto alle divinità tradizionali troviamo delle divinità squisitamente indigene, che nessuno si preoccupava di eliminare e che si sono conservate a lungo e che convivevano tranquillamente in età romana accanto alle divinità tradizionali, in totale libertà. Questa area, quindi così particolare come è una valle, ha conservato delle manifestazioni cultuali indigene, quindi celtiche, cioè, perché qui abitavano, insomma, i Celti. Potremmo aprire un discorso molto ampio sul celtismo, ma insomma queste sono terre che vedono, a partire almeno dal V secolo a.C., grandi movimenti di popoli celtici che si spostavano da nord verso l'Italia. Tutta la pianura padana è una zona fortemente celtizzata, poi romanizzata, però c'è questa integrazione romano-celtica che ha lasciato delle tracce, delle testimonianze molto interessanti. Quindi una forma di conservatorismo, e questo è un altro elemento che caratterizza la cultualità della Val di Susa. Un terzo elemento peculiare di questa zona è che c'è un legame molto forte tra la tipologia delle divinità rappresentate e il contesto geomorfologico. Non dimentichiamoci che siamo in una valle, siamo in una zona di montagna. Siamo in una zona dove nevi, piogge, ghiaccio turbavano la sensibilità dei romani, che, non dimentichiamolo, erano gente di mare, che guardava al Mediterraneo come al fulcro, no? Il centro pulsante del proprio impero, che non avevano nessun ardore alpinistico, non venivano certamente in montagna per arrampicare o per godere dei bei paesaggi di alta quota, anzi, quelli erano paesaggi che facevano molta paura ai romani, no? Che ritenevano che il bello fosse la città e tutto ciò che era fortemente antropizzato, no? Quindi gli spazi liberi, le alte cime, le montagne, così come i deserti e queste aree, diciamo, appunto, marginali, erano considerate luoghi spaventosi, popolati da
divinità maligne che occorreva o tenere a bada o romanizzare, antropizzare. Oltre un certo livello di quota non si poteva andare e quindi lì quelli erano i luoghi che facevano paura. E quindi cosa facevano i romani istintivamente? Riempivano questi luoghi pericolosi che temevano molto di divinità, no? E queste divinità quindi erano fortemente integrate in questo contesto geografico. Questo contesto geografico, e vi mostrerò qualche esempio. Quindi, questa religiosità ha queste caratteristiche, è una religiosità molto varia, è una religiosità integrata grazie all'impero, è una religiosità che propone alcune manifestazioni di conservatorismo ed è una religiosità che è fortemente integrata nel contesto geografico. La cosa più semplice è farvi vedere qualche documento, perché in questo modo riusciamo a capirci. Allora parto da questo testo semplicemente perché lo trovate riprodotto almeno in una parte nella copertina. Gli autori hanno scelto questa piccola ara. Questa piccola ara è molto carina e ci consente di fare una serie di riflessioni. Queste sono le epigrafe di cui vi dicevo, no? Sono i documenti sui quali noi costruiamo la nostra storia religiosa. Vedete che è una piccola ara, un piccolo altare, che ha però molto, molto, molto bello, insomma, quasi completo, che presenta anche un apparato iconografico, cosa abbastanza rara. Un apparato iconografico, vedete questa creatura divina che è rappresentata, è una vittoria alata. Una vittoria alata, vedete che ha tutti gli attributi, le ali, la corona, no? Nella mano destra, e poi anche una palmetta. Certamente se avete in testa le iscrizioni meravigliose a Roma, questo capite bene che è un prodotto molto di periferia, insomma, no? Realizzato probabilmente in una bottega, ma da maestranze molto modeste che hanno in mente dei cartoni artistici e che riproducono in maniera un po' approssimativa, però insomma noi in questo contesto ci accontentiamo. Ed è una bella divinità alata. Che cosa leggiamo in questo testo? Le iscrizioni sacre erano iscrizioni molto semplici in cui c'era sostanzialmente il nome del devoto, il nome della divinità e la formula ex voto, perché queste iscrizioni sono tecnicamente degli ex voto, per grazia ricevuta. Noi oggi abbiamo in mente gli ex voto, quelli che sono conservati anche nelle nostre belle chiese, che sono emozionanti perché riproducono dei momenti di vita vissuta, insomma, no? Con queste immagini, no? di devoti che sono salvati, no? Per aver recitato una preghiera, insomma, no? E qui il contesto è un po' questo. E qui vedete infatti il nome, no? Del devoto che si chiamava Lucius Moccius Quinti Filius Ligus, lo vedete? L all'inizio, Moccius il prenomen, poi il patronimico, si indicava sempre il nome del padre, e poi Ligus. Ligus significa ligure, qualcosa del genere, quindi probabilmente questo signore non era neanche un valsusino, era un personaggio che veniva dal contesto, diciamo, a sud del Po, dalla Liguria, e che era in queste zone chissà per fare che cosa, no? Poi c'è la sigla, la riga prima, la sigla, vedete, VSLLM, che è la sigla che noi sciogliamo, votum solvit letus libens merito, che è proprio l'ex voto, la formula classica che si trova in tutti questi contesti. E poi vedete questa V che sta per vittoria, non c'era bisogno di scriverlo per esteso perché si capiva benissimo che era una vittoria, c'era addirittura l'iconografia. Immaginiamo che le iscrizioni costassero un tanto a lettera, quindi quando si poteva risparmiare lo si faceva, a volte si usavano delle abbreviazioni, di per sé ci sarebbe stato, perché in fondo una riga ancora si poteva utilizzare, quindi si poteva indicare vittoria e poi sotto le altre righe, ma si fa così. La cosa interessante, vedete che nei lati brevi ci sono anche delle decorazioni, che sono strane, perché normalmente non si trovano queste decorazioni, si trovano un urce su una patea, cioè degli oggetti che venivano utilizzati nei riti sacrificali, qui invece c'è, cos'è, un montone, una capra, uno stambecco, va a sapere, cioè un animale di montagna, e poi un'anfora di vino, no? Con cui si facevano anche delle libagioni. Questo è un prodotto di bottega,
Questo è un prodotto di bottega, quindi un prodotto di qualità e un prodotto che costava, e questo era considerato una sorta di status symbol. Chi poteva permettersi un'iscrizione costosa era una persona che aveva mezzi, no? Noi oggi abbiamo l'automobile, che ne so io, se si usa ancora, il Ferrari, e con questo noi dimostriamo la nostra ricchezza, e loro invece si facevano fare l'epigrafe, che poteva essere funerario o onorario a secondo delle situazioni. Quindi un contesto interessante. Scendiamo a quella dopo. Questa è famosissima, questo è il famoso Maometto di Borgone, che con Maometto non ha nulla a che vedere naturalmente. Qui siamo in tutt'altro contesto, siamo in un bosco vicino, non lontano da Borgone di Susa, nell'età post-classica, nel Medioevo, questo personaggio che è riprodotto, lo vedete, è stato interpretato come una sorta di Maometto, un richiamo a Maometto, in realtà è una divinità romana, a tutti gli effetti è sicuramente il dio Silvano. La cosa interessante è che questo è un tempio all'aperto, è un masso nel quale hanno ricavato questa iscrizione, no? e questo altare in cui è riprodotta la figura del Dio. Cosa dobbiamo pensare qui? E dobbiamo pensare evidentemente ad un contesto naturale. Ecco, quando vi dicevo che la religiosità in Val di Susa è fortemente legata al luogo, perché qui evidentemente c'era una tradizione già forse indigena, celtica, di culto della natura, di culto agreste, di culto delle selve, di culto dei boschi, forse già antica, c'è una divinità celtica che si chiamava Sacellus, che potrebbe essere stata, come dire, la divinità precedente Silvano. Poi quando arrivano i romani, romanizzano questa zona, sostituiscono questa divinità indigena con la divinità che più si adatta al contesto, e questa divinità è Silvano, dio proprio dei boschi, delle selve, un dio rurale, che voi vedete, una riproduzione molto semplice, e la trovate lì, vedete questa divinità col mantello di fianco al cane, che è il tipico animale con cui lui si accompagna, eccetera, no? Altro tipo di struttura, vedete, questa è un'iscrizione fortemente frammentaria, tutt'altra cosa, questa è un'iscrizione che stava evidentemente in un tempio, ed è interessante perché questa è una divinità dedicata alle matrone. Ecco, le matrone sono la classica divinità che noi troviamo molto frequentemente in Val di Susa, una divinità femminile sulla quale si è scritto molto, ma che probabilmente in questo territorio aiutava, sosteneva coloro che si spostavano lungo le strade, no? Quelli che andavano e venivano, cioè una divinità che sosteneva i viaggiatori, che nonostante le strade romane avevano bisogno dell'aiuto degli dei e di una divinità in particolare per poter affrontare il loro viaggio, specie in stagioni in cui le condizioni meteorologiche, diciamo, non erano ottimali. Ecco qua che ci sono queste matrone cui è dedicato, vedete, un compitum. Compitum è un tempietto, quindi un piccolo sacello. Quindi probabilmente in questa zona, nella zona di Bussoleno, c'era un piccolo tempio dedicato alle matrone. E noi lì abbiamo trovato tantissime divinità, tantissime iscrizioni a questa divinità. Vedete, oggetto di tutt'altro tipo. Andiamo pure avanti. Ah, questa è un'altra cosa molto carina. È un'iscrizione, questo pollo gigantesco che voi vedete, in realtà è un'aquila imperiale, interpretata, diciamo, no, in questo contesto. La cosa, vedete, è dedicata a Giove, Ottimo Massimo, Io. Poi vediamo soltanto la M, quindi alla massima divinità romana. La cosa divertente è che c'è questa specie di tempio, di edificio, che vedete è un po' inclinato, no? Allora, questo è un ex voto, una grazia ricevuta di un servo che apparteneva alla famiglia servile dell'imperatore, di un imperatore dell'età Flavia. Siamo anche riusciti a datare questa iscrizione al primo secolo d.C. Qualcuno ha pensato che fosse una grazia ricevuta per essere scampato ad un disastro, che so, un incendio, piuttosto che un terremoto, piuttosto qualche cosa, che era presentato da questo tempio, da questo edificio un po' pencolante sulla destra. Ma è anche una grazia ricevuta perché questo personaggio, la cui onomastica si trova nella facciata e poi anche nell'angolo, nella faccia laterale, è prima servo e poi liberto, cioè è un personaggio che nella sua vita è stato liberato, è stato manomesso, è passato dalla condizione di servo alla condizione di uomo libero, e quindi anche probabilmente per questo ringrazia la divinità. E questo è l'ultimo oggetto che vi faccio vedere perché è particolare. Sul Richardet abbiamo trovato, sul monte Genevrie, a 2000 metri,
abbiamo trovato, hanno trovato negli anni 30 questa stipe votiva, cioè un pozzo in cui erano state buttate centinaia di coppette, insomma, di ceramica semplice ma anche di sigillata, su cui erano incisi, vedete, poi insomma sulla ceramica cotta, questi graffiti. Questi graffiti fanno riferimento ad una divinità indigena che si chiamava Albiorix. Sembra proprio di leggere le strisce di Asterix, insomma, no? Ecco, ma veramente c'era questa divinità che si chiamava Albiorix, che poi in età romana viene assimilata a volte a Marte, a volte ad Apollo. Lì c'era, in quota, a 2000 metri, una stipe, un santuario, una realtà geografica, probabilmente connessa anche alla presenza di acque, che forse erano acque salutifere, insomma, va a sapere. Comunque abbiamo trovato centinaia di questi frammenti di iscrizioni che riproducono tutte questa devozione a questo Albiorix o ad Apollo o a Marte. Quindi c'era una convivenza di devoti celtici, romani, va a sapere, che stavano benone, che sapevano insieme sapevano che in cima a questa montagna si poteva andare a recitare qualche preghiera in onore di queste divinità. Queste sono le iscrizioni che volevo farvi vedere, ma che insomma ho scelto in maniera, spero, insomma, sufficientemente indicativa per farvi capire come lavoriamo, insomma, no? Come siamo riusciti a ricostruire la devozione di questa gente, non che abitava soltanto la valle, ma che anche nella valle transitava per le ragioni più varie. Vi ringrazio. Allora, buonasera a tutti. Sì, facciamo un salto, ma in realtà ci sono alcuni punti di connessione. Allora, io nel secondo volume di questa collana dedicata alla storia della valle mi sono dedicato alla storia in particolare della diocesi di Susa. Il mio saggio nasce in realtà da uno studio ben più ampio condotto una decina di anni fa, ma che ha visto le stampe solo a gennaio 2018. Dove ho affrontato il tema della storia della diocesi dalle origini, diciamo dal XVIII secolo. La diocesi nasce esattamente nel 1772, sino alla metà del Novecento. L'ho fatto da archivista e da storico dell'arte. A differenza della professoressa, io ero sommerso dalle fonti, anzi godevo dell'opportunità di sguazzare in fonti in fase di riordino, perché l'archivio diocesano con tutti i vari fondi archivistici era proprio in lavorazione una decina di anni fa. Ci vuole fare. da quella marea di fonti ho tentato di estrapolare quello che secondo me era utile per poter fare cosa? Raccontare la diocesi non solo come istituzione ecclesiastica, quindi tutta la sequenza dei vescovi, che cosa fanno, che cosa dicono, perché lo dicono, ma a me piaceva di più raccontare la comunità, quindi l'ecclesia in senso di assemblea, di comunità credente che abita e vive un territorio, e che da quel territorio è in un qualche modo influenzato. Addirittura la vita può essere determinata da quel contesto geografico, sociale ed economico. L'ho fatto attingendo in prima battuta dalle visite pastorali, dalle relazioni preparatorie a queste visite, dalla corrispondenza che i parroci intrattenevano coi vescovi e da alcuni documenti del tutto eccezionali e apparentemente estranei al contesto, come dei ricettari di cucina che invece si sono rivelati estremamente illuminanti. Parlando di storia della diocesi dal 700 a metà 800, la cosa importante è innanzitutto guardare al contesto. Adesso salto questa cronologia perché è troppo noiosa. Andiamo a vedere questa benedetta Val Susa, questa lingua di terra che si sviluppa dalla pianura torinese verso il Monginevro da una parte e il Moncenisio dall'altra. Un'area di strada, di confine, di affermazione politica, scritto qualche anno fa giustamente il professor Sergi. Nel secolo che ci interessa dovete immaginare che più o meno a questa altezza, tra Gravere e Chiomonte, correva appunto un confine, fino al 1713. Di qua c'era il regno della francese e di qua i territori sabaudi. Trattato di Utrecht, che voi conoscete benissimo, di cui il centro studi ha curato anche qualche anno fa una splendida pubblicazione, si riunisce la valle e il territorio. Per 7 anni siamo tutti sudditi del re di Sicilia,
io sono siciliano, quindi i miei avi e i vostri per 7 anni hanno avuto lo stesso sovrano, e poi dal 1720 regno di Sardegna. Questo, la cancellazione di questo confine per il territorio della valle ha di fatto significato la fine di un lungo Medioevo. Se mi si chiede quando è finito il Medioevo in Valle di Susa, beh, io risponderei nel 1713. Non vi sembri strano, ma perché di fatto incomincia da quella data a incrinarsi un sistema, un'organizzazione territoriale, soprattutto sul piano dell'ordinamento ecclesiastico, che appunto aveva radici ben più antiche ed era basata sulla presenza di grandi monasteri. Prima dell'avvento della diocesi segusina il territorio in età moderna era annesso all'arcidiocesi di Torino, ma la voce dei vescovi torinesi ha sempre fatto molta fatica a risalire la valle. Anche oggi, in questi giorni in cui è arrivato un nuovo ospite dalle nostre parti, però vedrete che anche lui farà fatica ad ambientarsi. Perché questo? Perché localmente erano vive e attive delle comunità monastiche che non erano solo dei centri spirituali, ma erano dei centri politici, di potere, economici. E quindi, dalla precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, al monastero benedettino di San Michele, ai certosini di Monte Benedetto, che anche se in età moderna sono già scesi a banda e si preparano ad arrivare a Collegno, comunque sono state una presenza importante. Monte Benedetto, per chi non le sapesse, dalle parti di Villar Focchiardo, quindi media Valle di Susa. Stiamo risalendo la valle, ve l'ho messo in ordine, da Torino veniamo in su. L'abbazia di San Giusto di Susa, che poi con l'avvento della diocesi viene istituita in chiesa cattedrale, era un'altra comunità benedettina, arrivando al convento di San Francesco sempre a Susa, a Novalesa. In Alta Valle c'era la prevostura Dulx, che poi è stata soppressa in età napoleonica, e poi c'era una presenza che noi oggi non ci ricordiamo più, perché è stata inabissata addirittura, cioè l'ospizio del Moncenisio. Questa è una foto di fine Ottocento, vedete questi viandanti proprio sul colle, sulla strada, davanti alla chiesa di Santa Maria dell'Ospizio, e questo era tutto il complesso, un enorme complesso che si sviluppava proprio ai lati della strada. Bene, tutti questi enti monastici gradualmente nel corso del Settecento, in maniera decisiva tra il 1748 e il 1794, salutano di fatto il territorio, salutano le loro parrocchie. Ognuno esercitava un'influenza e amministrava direttamente le parrocchie più vicine al cenobio. La sacra governava la bassa valle, quindi Vaia Sant'Antonino, Chiusa Sant'Ambrogio, Susa la media valle e così via. Spesso in Valle di Susa era diffusa addirittura la figura del monaco prevosto, cioè erano monaci di queste comunità nominati e spediti poi nelle varie parrocchie. Tutto questo viene meno. Il grande regista di questa operazione è il Cardinal delle Lanze, che è proprio l'incaricato dal sovrano a spingere, portare avanti questo processo di nascita della diocesi, che si vuole territorialmente coincidente con la provincia di Susa, che già esisteva da prima. Così come stavano facendo gli amici di Biella, di Pinerolo, negli stessi anni, con le stesse modalità. Nel Settecento noi arriveremo ad avere 49 parrocchie così distribuite come le vedete in questo schema. Nel testo io sono andato ad approfondire quella che erano tutte le dinamiche di nomina di questi parroci, le rendite di queste parrocchie, come vivevano questi curati. Quello che qui vi volevo solo offrire come spunto di riflessione è questo. Si cancella un confine, si ricostruisce l'ordinamento ecclesiastico, però attenzione, le persone non cambiano, sono sempre quelli valsusini. E questo è ben evidente se uno guarda, appunto da storico dell'arte, ai luoghi, in maniera particolare alle chiese e ai loro arredi. Io qui vi porto due esempi di altari, uno della Bassa Valle e uno dell'Alta Valle. Erano due territori in due stati diversi, parlavano due lingue diverse, pensavano in due modi diversi, sognavano in modi diversi. Non ci riflettiamo mai, ma era importante. E
addirittura sentivano la messa in dialetti diversi. Questo lo sappiamo dalle relazioni. In Bassa Valle le prediche erano in piemontese e ci sono in archivio diocesano alcune raccolte molto interessanti. In Alta Valle, diciamo, era, io dico patois, non mi voglio neanche addentrare in questo tema, non sono un esperto di lingue, però parlavano la lingua di quelle parti lì. Negli altari questi linguaggi, questi dialetti diversi, sono evidenti. In Bassavalle vince il modello dell'altare muratura alla romana, cioè posto al centro del presbiterio con dietro un coro, ci si può girare attorno, le parrocchie ricche se lo fanno in marmo, quelle povere in scaiola che finge il marmo. Questo è il progetto dell'altare maggiore della chiesa di San Giusto, commissionato nel 1728 dall'allora abate Biandrate. È un disegno che si trova qui a Torino in archivio di Stato, insieme ad altri sei. Vedete che ci sono delle letterine e dei numerini perché è corredato delle istruzioni per montarlo. Questo, di fatto, hanno depositato il progetto per avere il visto dalle autorità per poterlo installare. A questo modello si contrappone quello dei retable dell'Alta Valle. Qui è tutto in legno, sono enormi macchine scenografiche poste contro la parete di fondo, il legno scolpito, dipinto e dorato, dove noi abbiamo l'altare in basso, ovviamente, sul quale poggia un vistoso tabernacolo. Questi sono tutti altari dell'epoca controriforma, quindi l'accento è posto sul sacramento dell'Eucarestia e la verità di quel sacramento, cioè qui avviene la transustanziazione, cioè il vino e sangue, il pane veramente carne e corpo di Cristo. Ebbene, su questa verità di fede l'altare ci dice si deve fondare che cosa? Il modus vivendi del buon cristiano, che deve poi guardare alla scena principale, che è ovviamente dedicata al santo a cui è intitolato il luogo in cui ci troviamo. Qui, questa è la chiesa di Salbertran, la parrocchiale di San Giovanni Battista, e la scena è un battesimo di Cristo. E attraverso quel modello, quell'esempio, l'osservatore credente deve tendere sempre più in alto e ascendere a Dio Padre che trova quassù. E vedete come tutta la struttura architettonica tende a spingerti verso l'alto, a farti guardare verso l'alto anche con le colonne. Questo è solo uno dei tanti esempi che noi ancora oggi possiamo trovare in Valle di Susa e che ci testimoniano che erano veramente comunità diverse tra di loro. Nel testo io affondo poi il mio naso tra le carte e mi sono preoccupato di entrare nella vita quotidiana del clero, proprio a casa loro, perché le relazioni pastorali raccontano come erano queste case, modeste per lo più, una cucina, due camere, una legnaia, una cantina, il parroco vive tendenzialmente da solo, se no ha la madre, vedova, tutti e due genitori, la sorella, zitella, la cugina, zitella. L'importante è che fossero maggiori di 40 anni, perché nel 700 credevano ancora che la donna dopo i 40 diventasse innocua. Illusi. Comunque, a volte però c'erano case più belle. Io vi porto l'esempio di Villar Focchiardo, della parrocchiale, che ancora oggi chi va in paese vede una chiesa assolutamente fuori scala rispetto all'abitato. Perché? Perché a inizio Settecento la comunità è alluvionata dal gravio, la vecchia chiesa seicentesca viene spazzata via, decidono di costruire una nuova chiesa più in alto e al sicuro. I soldi ce li mette il conte locale, che è anche abate, l'abate Ignazio Carroccio e tutta la sua discendenza, stipulano un accordo, un legato che vincola la comunità intesa come amministrazione comunale a trovare il terreno, metterlo disponibile e a coordinare la manodopera, che sono corvée degli abitanti locali. Tutti contribuiscono perché in questi anni, a quest'epoca, chiesa è veramente comunità. È uno spazio pubblico di tutti, sentito vicino da tutti. Non era solo il luogo dove ci si raduna la domenica per la messa, ma era anche la sede del consiglio comunale, il luogo dove partivano tutte le principali feste, dove era sempre aperto e dove tu potevi entrare anche solo per scambiare due chiacchiere con gli amici che potevi trovare lì dentro. Per questo è ancora proprio un modus vivendi di stampo medievale ancora per tutto il Settecento. Era un luogo di sepoltura. Non vi dico quante volte i visitatori apostolici che entrano nelle chiese della Valle di Susa
appunto quel cardinale delle Lanze che citavo prima, ancora a metà Settecento, sono sconvolti dal fatto che tante chiese non hanno i pavimenti, ma è solo terra battuta e qui e là spunta un osso, con tutto ciò che segue quell'osso, odori e quant'altro. A Villar Focchiardo che succede? Fanno quella meravigliosa chiesa tra il 1721 e 31, a fine Settecento salta fuori un progetto per completarla bene. I Carrocci in realtà volevano farsi un palazzo di campagna accanto a questa chiesa, con due scalinate che scendevano verso il paese, un parco infinito. Ci sono tutti i progetti in archivio, bellissimi, con una nota in calce del parroco che scrive nel 1781: progetti mai realizzati perché troppo costosi, punto. Però rimangono i disegni e qualcosa hanno fatto. Questo parroco godette, per esempio, di una casa canonica che era divisa in un'ala per l'estate e una per l'inverno. Cioè si spostava stagionalmente ricercando, seguendo il sole. Villar Focchiardo è un posto terribile, è sempre in ombra, eh? Quindi seguire il sole ancora oggi ha la sua importanza. Addirittura qui dentro poi c'erano le aule di scuola, perché il parroco spesso era anche il maestro di scuola della comunità, la sala del consiglio comunale, depositavano l'archivio presso la canonica, anche quello comunale. Quante volte ancora oggi si trova ai piedi del campanile parte dell'archivio comunale? È un classico. E poi c'era una meravigliosa cantina qui, per esempio, con un pollaio verticale, ovvero sia delle mensole in una nicchia su una parete. Riponi la gallina sulla mensola, sotto c'è un cassetto che apri quando lei fa l'uovo. Cioè, questo è lusso totale. E poi avevano le comodità, cioè i bagni, che non ce l'aveva nessuno. Lui aveva doppi servizi, con lose mobili sul tetto. Cioè, quando serviva apriva per arieggiare, in buona sostanza. Ah, ecco. Vi fa ridere, ma nel Settecento, altro che domotica, casa super, cioè è questa roba qua, che nessuno aveva. Andiamo avanti, va bene. Questa è la cucina del nostro vescovo, come era fino a qualche anno fa, adesso l'hanno restaurata, si trova nel palazzo abbaziale di Susa, per darvi un esempio di cucina. Nelle stanze dove dormivano, dove solitamente c'era un modesto letto, uno scrittoio, tenevano i registri di battesimo, matrimonio, morte e lo stato delle anime, cioè il censimento della comunità indicando i comunicati, i cresimati, eccetera, eccetera. C'erano anche dei libri di studio, perché questi parroci sapevano leggere, scrivere, studiavano. Questo è l'esempio di una Bibbia del 1542, oggi confluita nella biblioteca del seminario, già da molto tempo, però nelle varie note di possesso che vedete a sinistra c'è il nome di un parroco di Almese, è stata sua, l'ha usata, l'ha studiata, l'ha commentata, perché tutto attorno ci sono queste note a margine. Vedete che è anche molto bella perché ha tutte le sue belle incisioni. Devozione, cosa credevano questi valsusini dai tempi romani? Poi non è che siano molto cambiati. Questo sembra un feticcio, diciamo, non so, che possa, può arrivare anche dall'Oceania, una roba così. In realtà arriva da Vason, che è una frazione di Ulx, in Alta Valle. Questa è una bellissima Madonna con Bambino di inizio Cinquecento, che il professor Guido Gentile ha studiato ampiamente. Qui la vedete però non come oggi, che si trova al Museo Diocesano di Susa, bella, restaurata, ripulita, e capite cos'è. Qui la vedete in piena attività, cioè presso la cappella di Vason, rivestita dei nastri delle spose che portavano in segno di riconoscenza la Vergine e le appendevano sulla scultura. Quest'atto devozionale l'ha salvata dal furto, perché i ladri, quando sono entrati negli anni 70 nella cappella, non hanno capito cos'era. Hanno visto sto mucchio di tessuti. Evviva di quando la devozione salva il patrimonio culturale, uno dei rari esempi, di solito è il contrario, ma qui invece l'ha salvato. Andiamo avanti. Insomma, la devozione passa anche per feste popolari, ci sono tradizioni assolutamente autoctone come la danza delle spade e così via, che durano per molto tempo e impressionano ancora il visitatore della valle per tutto l'Ottocento e il primo Novecento. Queste sono foto di metà Novecento della festa che a tutt'oggi si fa a San Giorgio in Media Valle, dove c'è questa soppressione del feudatario. Alla danza delle spade, ben più antica, si è unita questa rappresentazione inventata negli anni venti del Novecento, e qui dal parroco che qui vedete insieme
a tutta la compagnia. Poi vi dicevo, documenti particolari, ricettari. Allora, voi dovete immaginare che il parroco di 7-800 non è semplicemente un uomo di chiesa, ma era un punto di riferimento fondamentale per le comunità. Era uno che aveva studiato, che aveva esperienza delle cose del mondo, e a lui ci si rivolgeva per la qualunque. Cioè, mi sono fatto male alla schiena? Vado dal parroco se vediamo se ha un rimedio. Mio figlio non studia, vado dal parroco e gli chiedo aiuto. Mia moglie non mi ascolta, vado dal parroco e vediamo come sopprimerla. Tutte queste cose qua, scherzo ovviamente. Mia moglie ha dolori mestruali, vado dal parroco, lui mi dà la ricetta, perché in questi ricettari ho trovato dei rimedi contro i dolori mestruali. Ora, ho dato per scontato che non ce li avesse il parroco, ce li poteva avere la perpetua, so poche cose, però quelle poche. Allora, questo che vi faccio vedere è uno dei due più belli. È il ricettario che arriva dalla parrocchia di Rubiana e sono 365 ricette per fare dolci, caramelle, acque profumate per lavarsi le mani durante i banchetti, marmellate, confetture, di tutto e di più. C'è un indice analitico al fondo, lo vedete qua, all'interno, come un ricettario di oggi, titolo e svolgimento. Ora, farle è un po' complesso perché il linguaggio, che è comunque italiano, si risolve con 5 bollori. Cioè, accendi il fuoco, tieni l'acqua per 5 bollori e poi mettici i fiori di violetta. Ora, quanti siano 5 bollori, non lo so. E va avanti così, con sue misure, unità di misura particolari, robe di questo genere. La cosa più bella che mi ha divertito è stato questo. Al fondo, questi ricettari venivano trasmessi di parroco in parroco, no? E ognuno aggiungeva le sue ricette. Nel 1841 il parroco di Rubiana di allora aggiunge un elisir di lunga vita del medico svedese Fernet. Che roba è? Una delle prime ricette del Fernet Branca, che nasce come anticolerico proprio in questi anni. E qui c'è tutto, tutte le erbe, le mille erbe che ci sono ancora oggi nel liquore. E poi lui dice, è garantito, è come un bugiardino di un medicinale, è garantito, è testato clinicamente. Un signore ha vissuto fino a 110 anni. Allora dovete mettervene 10 gocce nella zuppa o nel minestrone, gli uomini. Per le donne ne bastano 7, perché tanto si sa che vivono di più, basta e avanza. E lo dice lui così. Ce n'è un altro, molto bello, non c'ho la foto, adesso dovete guardare solo me, del 1793 che arriva da Sauze Dulx e lì addirittura il parroco, dopo delle bozze per omelie, lezioni di storia e di filosofia, incomincia con delle ricette per fare l'inchiostro, fare un muro dritto e forte, fare delle minestre nei tempi freddi e nelle stagioni calde e via di questo passo. Questo vi dà proprio la dimensione di queste comunità. Nel testo poi affronto altri temi come la scuola, la catechesi, l'istruzione, parlo dell'istituzione del seminario di Susa, delle terribili pagelle che scrivevano, se oggi gli insegnanti scrivessero quelle pagelle sarebbero tutti denunciati l'indomani. E poi, qui non l'ho messo, ma a volte ho trovato anche della corrispondenza estremamente interessante. Vi porto due esempi, uno serio e uno faceto, e poi vi saluto. Quello serio, 1775, il parroco di Meana, Don Pietro Rivo, ha un problema. Un suo parrocchiano sta morendo. È noto a tutti che è un senza Dio. E lui si fa scrupolo di salvarne la sua anima, perché il rischio qual era? Che finisse dannato per l'eternità e soprattutto che lui non potesse seppellirlo in terra consacrata. Lui ci racconta tutto questo, anzi racconta tutto questo al vescovo in una lunga lettera. Vi anticipo che andò male, non convinse il parrocchiano, il quale morì con le sue idee. Ma la cosa interessante è lo scambio di opinioni. Questo sacerdote è andato a casa del Signore, che era più di là che di qua, ma era ancora combattivo. E dice, proviamo a convincere. Dice, ma perché non credi? Perché non vieni mai in chiesa? Perché bestemmi tutti i giorni? Qual è il tuo problema? Ma non capisci l'importanza della fede? E questo signore, e discutono dell'anima a un certo punto.
Incominciano, lui prova a convincerlo. Allora dice il parroco: ammonito da me da voler seriamente considerare che eravi un paradiso, l'inferno coi cattivi, eccetera, eccetera, lui dice: non esiste né inferno né paradiso. L'anima è solo aria, è come quando muoiono le mucche, esce dalla mucca e poi si diffonde nell'etere. Punto. Questa era la sua idea di un uomo di Meana del 1775. Insomma, la discussione va avanti, di questo gli chiede: ma tu di chi sei figlio? Voleva fargli risalire la genealogia fino a fargli capire che eravamo tutti figli di Adamo ed Eva. E lui è andato indietro fino a suo bisnonno, poi dice: gli altri non li conosco, chi se ne frega. Cioè, vedete, aveva anche delle soluzioni molto pratiche. È interessante perché i documenti ci portano, come dire, in presa diretta nella casa, nelle vite di questi signori. L'altro esempio faceto, e lo metto al fondo così Albina potrà tagliare il video, è il seguente. Questi parroci che tutto facevano, tutto dovevano sapere, erano le sentinelle della comunità e nelle corrispondenze con il loro vescovo raccontano il bene e il male, ovviamente. Sono incappato in una letterina del parroco di Rubiana del 1842. La prima facciata racconta di una comunità esemplare, perché dovete sapere, i valsusini per tutto il 7-800 sono stati devoti. Poi, da metà 800, con l'avvento della ferrovia, poi l'industria, poi i turisti, eccetera, eccetera, sono diventati, come dicono le relazioni preparatorie, indifferenti, ma non ostili, però indifferenti. Allora, qui siamo ancora nella fase in cui erano abbastanza devoti. E il parroco di Rubiana descrive una comunità esemplare, vanno tutti a messa, non ci sono problemi, non ci sono liti né cause, tutto regolare. La prima facciata della lettera, tant'è che quando la leggevo mi domandavo: ma perché gliela scrive? Perché poi bisognava girare la lettera. Fa: eccellenza, però per scrupolo di coscienza le devo raccontare un episodio che è successo la settimana scorsa. Non perché sia grave, ma perché forse potrebbe interessare tangenzialmente il clero e io la voglio mettere in guardia. Accade questo: qui da noi vive un signore che è conosciuto da tutti per essere una persona che quando si mette in testa una cosa, un obiettivo, fa di tutto per raggiungerlo. E l'altra settimana si è messo in testa di scoprire quanti erano gli adulteri di sua moglie. Attenzione, non se sua moglie era un'adultera, ma quanti erano, perché era già assodato. E come fare? Beh, è semplice, ingaggia un amico e gli dice: tu domani sera verrai a casa mia, vestito da diavolo, entri in camera da letto mentre noi dormiamo e tiri i piedi a mia moglie e la obblighi a confessare. L'amico, figuratevi, subito, ci sto, tanto a Rubiana nel 1842 non è che ci fosse molto da fare. E imbastiscono il tutto. Questo entra, comincia a tirare i piedi, la moglie si sveglia e, spaventata, incomincia a confessare. Ma che cosa? Il diavolo le dice: tu donna peccatrice, dimmi i tuoi peccati. È vero, sì, non ho pagato il prestinaio. Non questo, so che hai altre colpe. E va bene, sì, non sono andata a messa a Pasqua. Non questo. Insomma, questa moglie non confessava, cioè diceva tutt'altro, ma non quello. Al che il marito, stanco, fa finta di svegliarsi anche lui e di prendere le difese della consorte, difendendola dal diavolo. E dicendole: senti cara, digli quello che vuole sentirsi dire, ti giuro che io non ti farò nulla. E qui la lettera: sicché ella incominciò un lungo elenco fatto del prestinaio, fruttivendolo e due carabinieri e si dice forse anche qualche sacerdote. Poi il parroco è un genio letterario, perché come raccontare questa cosa al suo vescovo? Semplice. Lui chiosa dicendo: eminenza, eccellenza, si potrebbe dire che la signora fu un vaso dove entrarono fiori di tutti i colori. Beh, con questa immagine, che io vi chiedo di conservare nel vostro cuore, vi saluto e vi ringrazio. Chiudo questo... questa prima parte, ricordando ancora due piccole cose. La prima è che sul primo volume è facile intendere il contenuto: preistoria, età romana, medioevo fino al 300.
Quindi sono tre grandi sezioni, come si diceva, sono 18 autori, sono 13 capitoli, ma sono 18 autori coinvolti. La gran parte di questi sono o docenti universitari, o nella prima sezione, quindi quella dedicata alla preistoria, sono archeologi funzionari della Sovrintendenza Archeologica di Torino. Il secondo volume, invece, che è più ampio, sono 100 pagine in più, sono 360 pagine, è chiaro che abbiamo spezzato il Medioevo, perché anziché dal V secolo arrivare all'età moderna, il Medioevo l'abbiamo spezzato. Questa seconda parte, però, che va dal 400 all'Unità d'Italia, include quattro grandi sezioni. Una che è più dedicata agli aspetti istituzionali e politici, con un saggio, diciamo, introduttivo che è curato qui, Profili di storia istituzionale valsusina, transizione regime e Unità d'Italia, dal dottor Marco Carassi. Una seconda parte, invece, più legata all'aspetto economico, e quindi dal Medioevo fino all'età moderna, è invece curata da Giancarlo Chiarle, che è uno dei collaboratori del CRISM, Feudalesimo allo Stato, la transizione al mondo moderno. E poi abbiamo un'altra sezione che è dedicata invece, purtroppo, al di là della vita economica, la vita sociale, quindi la vita anche produttiva, politica, istituzionale, religiosa, la Val di Susa, come purtroppo un po' in tutto il mondo, ha conosciuto le guerre, quindi i passaggi di eserciti, eccetera. E quindi il saggio che fa un po' da perno, che dà un po' il quadro generale, in questo caso è curato da Paola Comba, che è archeologa, Andrea Longhi ed Enrico Lusso, che sono entrambi docenti presso il Politecnico di Torino. Il saggio ha il titolo Architetture fortificate e poteri lungo la valle della Dora nel tardo Medioevo. Poi la sezione religiosa, che ha come punto forte il saggio che ci ha illustrato Andrea, ma poi c'è il saggio di Livia Orla sul Medioevo, il saggio di Andrea Zonato sull'età moderna. E poi chiudiamo con un importante contributo del dottor Antonio De Rossi sulle infrastrutture, quindi ci avviciniamo all'età contemporanea nella Val di Susa con le infrastrutture, quindi la viabilità, come queste infrastrutture abbiano mutato il paesaggio di una vallata alpina come quella della Val di Susa. Chiudo accennando al fatto che questo testo, questa opera, quindi questo progetto Terre di Confine, ha ottenuto il placet, quindi abbiamo avuto un confronto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo, in italiano ovviamente, Segretariato Regionale del Piemonte e i Musei Reali di Torino. La supervisione scientifica si usa così ora, e come diceva prima il dottor Botta, è quella del CRISM, del Centro Studi sulla Società Medievale. Ovviamente la sezione dedicata all'archeologia ha come manforte la Sovrintendenza Archeologica. Accanto a questa opera in tre volumi, stiamo lavorando al terzo volume, ovviamente, che ci rendiamo conto essere il più difficile, perché l'età contemporanea è davvero poco studiata, quella della Valle di Susa, benché anch'essa molto ricca. E accanto a questo abbiamo una piccola collana, una collana di per ora 6 volumi, verosimilmente si arriverà a 8, di piccole guide del territorio. Qui abbiamo presentato 2 anni fa la guida della Sacra di San Michele con Andrea Ludovici, Claudio Bertolotto, la guida della città di Susa. Abbiamo poi affiancato la guida del borgo medievale di San Giorgio, abbiamo la guida di Ulzio, o meglio della prevostura di Ulzio, e questo anno abbiamo pubblicato la guida del Forte d'Exilens e la guida del Moncinisio, cioè quindi il valico di Moncinisio nella storia. Chiuderà questa collana prossima primavera estate le due guide, una dedicata all'abbazia della Novalesa, curata dal professor Provero, e la guida delle due certose, quella di Monte Benedetto prima e di Banda, che sarà curata dal dottor Chiarle. E niente, con questo concludo, cedo la parola alla dottoressa Salvini. Grazie.
Grazie a tutti quelli che sono intervenuti. I volumi di Storia della Valle di Susa, i due volumi disponibili, e le piccole guide sono anche disponibili. Se qualcuno poi è interessato, si può rivolgere a Dottor Del Vecchio e sono a uno sconto speciale. E possiamo adesso aprire gli interventi da parte vostra. Tu avevi una domanda in... Solo sapere dove sono custoditi questi documenti di cui lei ha parlato, questi ricettari dei prevosti. Allora, nel caso della Valsusino, noi abbiamo la fortuna che presso la diocesi, presso l'ex seminario di Susa, oramai dal 2005 è stato istituito un archivio diocesano, e visto che purtroppo la maggior parte delle parrocchie non sono più parrocchie presidiate, cioè non c'è più il parroco. Mediamente in Valle di Susa un sacerdote oggi ha dalle 3 alle 6 parrocchie, quindi sono dei manager fondamentalmente, c'è chi sta tentando di diventare vescovo occupandole tutte in buona sostanza, e anche assolutamente sì, allora si è scelto saggiamente e giustamente di trasferirli tutti e concentrarli a Susa, dove in appositi spazi allestiti tutti i fondi sono praticamente al 99% stati riordinati, e quindi a fronte della quarantina di parrocchie che ci sono, diciamo forse ancora 3 o 4 restano presso la loro casa canonica, ma tutto il resto è stato trasferito a Susa ed è aperto alla consultazione. Tutti gli inventari sono scaricabili dal sito dell'archivio e si trova tutto là. Idem, i fondi ovviamente del fondo vescovile, il fondo della curia, il fondo del capitolo di San Giusto, e poi, visto che funziona molto bene, negli anni sta ricevendo anche donazioni da parte di privati. L'ultima dal castello di Bruzzolo, dove abbiamo ricevuto le carte del senatore Marconcini, della figlia e della moglie, che era anche una nota autrice di testi per bambini negli anni 20 e 30, e continuerà, un patrimonio in costante crescita. Solo una piccola curiosità. Il Villa Flocchiardo era feudo di Carroccio. Allora, mi ricordo che quando io scrissi sui Carroccio, sia come Antonia di Castellamonte, moglie e madre di questo Pietro Ignazio, avevo trovato, e poi soprattutto nel cognato di Antonia di Castellamonte, che era il prevosto Carroccio, quello che fece costruire il San Giovanni Vecchio, per intenderci, si parlava di questa volontà, non solo di costruire la chiesa, ma di fare tutta una ricostruzione, oltre che del castello anche. Ecco, e mi domandavo, non c'è nessun riferimento, non dico a Castellamonte che era già morto da un po', ma a Baroncelli per esempio, in questi progetti? No, fuori forse. Ok, allora guardi, il caso Valsusino, io ho scavato molto queste carte dal punto di vista storico-artistico, è praticamente rarissimo. Non succede, nel 99% dei casi non succede che ci sia il nome di un architetto. Non sono rimasti neanche documenti legati a istruzioni piuttosto che contratti, non c'è nulla di tutto questo. I Carroccio come committenti d'arte in Valle di Susa sono noti fondamentalmente attraverso il testamento Ignazio. Io trovai ormai una decina d'anni fa, nascosto in un registro dei battesimi di Sant'Antonino di Susa, una cronaca del parroco che per esempio documenta l'intervento dello stesso abate per Sant'Antonino e la commissione per esempio per quella chiesa Sebastiano Taricco della Pala d'Altare nel 1698. Carroccio poi si sono spesi molto anche per la parrocchiale di Bussoleno, dove hanno commissionato diverse opere. Purtroppo però lì le fonti sono veramente scarse. Pensi che a fronte di tutti gli altari, che io potrei farle vedere, noi conserviamo un unico contratto legato all'altare di Chateau Bollard, sempre di fine Settecento. Purtroppo i nomi no.
anche il foglio che vi ho fatto vedere prima, c'è una firma sotto che in anni passati è stata interpretata come quella dell'autore del disegno, e ci hanno letto Bertola, ci hanno letto di tutto e di più. In realtà c'è scritto Marcantonio Ceveris Burolo, era quello che ha avvistato il progetto per dare l'ok, ma non c'entra nulla con la progettazione in sé. Si conoscono a volte, quello sì, i nomi di marmorari, piccapietre, magari di artigiani specializzati, i Faure, che sono una dinastia che scolpisce questi altari, eccetera. Ma architetti, cose varie, no. Qualche altro intervento? Bonino, c'è... Ti passo, se mi passate il microfono, così resta. Sentono anche su voi. Io volevo fare una domanda alla professoressa, perché mi ha stimolato una curiosità. Lei ha parlato del conservatorismo celtico, poi ovviamente le fonti che sono fondamentalmente le iscrizioni votive. Io però volevo sviluppare questa domanda. Tenuto conto che la Valle di Susa, in qualsiasi epoca dove sono passati degli eserciti, c'era un ritorno economico, perché teniamo presente i tempi, anche i romani, la logistica era quella che direi veniva fornita dal territorio, quindi le attività economiche anche dei centri romani periferici fondamentalmente possiamo dire che dovevano soddisfare questa domanda. Lei ha parlato di, direi, a parte il conservatorismo celtico e quindi le divinità che potevano essere chiamate in causa, e poi anche quelle, direi, più locali, tipo il dio Silvano. La domanda mia è questa. Non ha trovato o non avete trovato ancora correlazioni di divinità che potessero proteggere l'economia e il commercio, tipo Mercurio? Perché dovrebbe essere, direi, visto che l'economia, che tutto sommato fa la storia, piaccia o non piaccia, sembra quasi questa... iato questa mancanza di irrispettosa rispetto a quello che è poi la matrice della storia. Grazie. Ah, niente, se oltre ai capitoli colti avete anche qualche capitolo dove si parla della vita di tutti i giorni della gente di tutte le classi della valle, perché uno in questo modo qui ha un'idea molto più, diciamo, adiacente alle esigenze delle persone della valle. Allora passiamo a Silvia e poi a Silvia. Allora, io mi sono limitata a presentare alcune iscrizioni religiose, 5 iscrizioni, ne abbiamo una trentina, che riproducono situazioni devozionali molto diverse e fanno riferimento a molte divinità diverse. Sono rappresentate tanti dei e tante dee del Pantheon romano, del Pantheon celtico, interpretato alla romana, quando i romani diventano i padroni di questo territorio. Da queste iscrizioni si possono anche ricavare delle informazioni sul profilo sociale di questi devoti. Naturalmente poi abbiamo altre iscrizioni, abbiamo iscrizioni per esempio ad imperatori che sono dedicate a questi imperatori da funzionari che lavoravano in questo contesto. E in quale contesto? Nelle città, per esempio a Susa, ma anche in Bassa Val Susa, dove c'era una stazione di riscossione delle tasse, la Quadragesima Galliarum, per avvicinarmi anche poi al contesto economico. E qui c'erano dei funzionari e potevano essere dei servi o dei liberti e vivevano naturalmente a loro modo, insomma, come non lo sappiamo esattamente, ma a seconda, diciamo, del loro profilo, del loro statuto anche di cittadini o di non cittadini, avevano evidentemente un tipo di vita e di realtà. Poi abbiamo delle iscrizioni di soldati, qui non c'erano degli stanziamenti militari, ma c'erano dei soldati che passavano in questa valle per raggiungere le province, cioè tutto il territorio extraitalico, erano territori dove potevano essere collocate delle truppe.
no? Quindi tutti i contesti provinciali alpini potevano ospitare delle truppe e questi erano soldati. Come vivevano? Vivevano nei loro accampamenti, vivevano con altri legionari e soldati, vite di soldati, insomma, no? Noi possiamo immaginare qualche cosa, non abbiamo dei riferimenti specifici. E poi abbiamo molte iscrizioni, insomma non molte, ma alcune iscrizioni di mercanti, di commercianti, di persone che attraversavano i colli e portavano le loro merci al di qua e al di là delle Alpi. E queste merci erano di ogni tipo, potevano essere vini, potevano essere oggetti preziosi che arrivavano dall'Oriente, attraversavano tutta la pianura padana, lungo il fiume, il Po, lungo la via Postumia, e poi arrivavano in questo contesto, risalivano la valle e proseguivano per le province. Quindi questi mercanti a volte risiedevano per breve tempo in queste aree, ma per lo più si spostavano. Questo però non lo sappiamo con precisione, perché le iscrizioni non ce lo documentano. Ha ragione a dire che questo contesto è un contesto fortemente condizionato dalla presenza della strada e da un'economia del transito, no? Perché questa è la cosa più importante. Qui c'erano molte persone che vivevano, no, dei proventi che si potevano ricavare dallo sfruttamento della strada. Cosa voleva dire? Voleva dire, per esempio, tutto il servizio di muli e carri che venivano offerti ai viaggiatori e con i quali si raggiungeva il colle e si scavallava dalla parte opposta. Quindi abbiamo qui, ma anche in altri contesti alpini e vallivi, presenza di probabilmente gruppi di professionisti che fornivano un servizio di questo tipo, no? Quindi c'è questa economia della strada. Le strade erano attrezzate, lungo le strade c'erano dei luoghi dove si poteva sostare, dove si potevano cambiare i cavalli o i muli, e quindi naturalmente si offriva un servizio di ristoro ai viaggiatori. Ed ecco che quindi tutti i valligiani potevano, cioè, dire, godere di questa presenza, di questa strada imperiale importante, dove passavano soldati, mercanti, funzionari imperiali che si spostavano dall'Italia alla provincia, dalla provincia all'Italia, più o meno tutto l'anno. Quindi c'era effettivamente un grande movimento che coinvolgeva tutta la popolazione che abitava lungo questo percorso. Mercurio. Il problema è che noi abbiamo in mente, ad esempio, le divinità romane, e sappiamo che Mercurio era il dio che proteggeva i mercanti, Silvano era il dio rurale, eccetera, no? Questo è vero, ma nei contesti, diciamo, periferici, queste divinità acquisiscono delle caratteristiche diverse, che sono a volte lontane da quelle che noi abbiamo in mente come canoniche, d'accordo? Quindi ci sono delle divinità che non hanno niente a che vedere con la loro potenzialità luminosa originaria. Per esempio, noi troviamo qualche caso di iscrizione a Nettuno, no? Adesso non in Val di Susa, ma in contesti vallivi. Allora, Nettuno è il dio del mare? No, è il dio delle acque. E che cosa faceva? Proteggeva i battellieri, quelli che dovevano portare al di qua e al di là del torrente Stura le merci o le persone, no? Quindi in realtà si faceva riferimento alle potenzialità luminose della divinità legate alle acque, no? E le si traduceva in relazione a quello che era il contesto specifico, no? Quello che era il contesto specifico. Le madri, queste matrone, noi immaginiamo una divinità femminile, immaginiamo le grandi madri, nulla a che vedere. In questo caso i devoti sono tutti uomini e sono tutti o mercanti o funzionari o persone che lavoravano all'interno della comunità dove si riscuotevano le tasse. Quindi queste donne, queste divinità femminili qui sono lette, sono interpretate in un modo completamente diverso. È questo che ci suggerisce il fatto che forse interpretavano delle divinità indigene precedenti, perché poi, parlandoci chiaramente, le esigenze dei devoti sono poi le stesse nell'età celtica come nell'età romana, come nell'età successive, no? C'è il bisogno di essere protetti, il bisogno di essere sostenuti, no? A seconda di quelle che sono le circostanze e il contesto. E i nomi delle divinità possono cambiare, ma il principio è lo stesso. Quindi
è vero tutto quello che lei suggerisce. Mercurio non mi ricordo se ci sia, ho studiato tante divinità in questo contesto, però glielo posso verificare. Non mi pare, però c'è in tante altre realtà, insomma, no? E non necessariamente legato ai mercanti, ecco, non necessariamente legato ai mercanti. Guardi, sulla vita quotidiana, nel mio caso, da pagina 260 a 270, è proprio detto chiaramente. Poi spero nel prossimo volume, però tenga conto, la vita quotidiana è difficile da cogliere, da percepire. Nel caso valsusino esistono delle guide della seconda metà dell'Ottocento molto interessanti, io gliene segnalo una sola, che si intitola La Novalesa, scritto da un medico, Valerio Giovacchino, il quale finge di accompagnare due signore dell'alta società torinese con il treno da Porta Nuova fino alla Valcenischia e descrive le comunità della Valcenischia. Entra nelle loro case, a Giaglione, a Venaus, a Novalesa. L'impatto è quello di un uomo di città e di scienza con delle comunità che, dice lui, impressionano perché sembrano non conoscere l'acqua. Le donne sembrano avere solo due età, cioè o sono bambine giovani o sono anziane, perché invecchiavano in tempi rapidissimi per via dei lavori pesantissimi che dovevano portare avanti. Poi ci sono delle curiosità. Va a Ferrera Moncenisio e invece lì le case sono uno specchio. Lucidano gli ottoni dei letti come in nessun'altra parte della Valcenischia. Sono curiosità, ovviamente, però danno il senso di quella vita. I parroci a loro modo lo danno quando descrivono le malefatte delle loro comunità. Sono comunità viziate dall'alcolismo, viziate dal gioco, dalla prostituzione, sono comunità fondamentalmente rurali, quindi vince il calendario della campagna. I bambini lasciano le scuole nella bella stagione perché devono andare a lavorare nei campi, per esempio. Insomma, sono dinamiche comuni a tutti i territori vallivi di quest'epoca e di tutta Italia, direi. Purtroppo però ricostruire nel dettaglio la vita quotidiana non è così banale. Nel caso valsusino però alcune fonti ci sono. Secondo le nostre abitudini, chi deve andare vada senza genese, però possiamo... credo continuare a fare qualche domanda se c'è qualcuno che deve intervenire. Prego Giulio. Volevo dire che ancora oggi sono riconoscibili, e non soltanto da un punto di vista geomorfologico, la Val di Susa Delfinale e la Val di Susa Sabauda. Sono due realtà ancora oggi molto diverse da tantissimi punti di vista. Io volevo sapere dalla professoressa se è già visibile in età antica e tardoantica questa differenza? Allora, direi proprio di no. Direi proprio di no, questa è una realtà post-classica, perché nell'età romana c'è un processo abbastanza evidente di omologazione. Nel senso che i romani propongono un progetto di vita, un progetto politico, un progetto anche culturale, un progetto economico, il latino come lingua diffusa, la moneta unica, un pantheon nel quale tutti si potevano rispecchiare. Non c'era una differenza culturale sostanziale tra bassa valle e alta valle, insomma, no? Poi ovviamente le condizioni di vita potevano essere molto diverse, no? Tra le zone in pianura o quasi in pianura, Susa che era una capitale e i contesti modesti dove abitavano i montanari, e che noi però non conosciamo. Ma dal punto di vista culturale non c'era differenza. I romani entrano in questo territorio in modo non violento, perché stipulano un patto con Cozio, le Alpi Cozie si chiamano così, il nome appunto di questo re che governava questo territorio al di qua e al di là delle valli del Monginevro, e che teneva insieme tutta una serie di popolazioni locali. Quando i romani decidono di voler passare a tutti i costi in questa valle,
Cozio è così brillante da accettare un patto con Augusto e i suoi rappresentanti, no? Cosa che per esempio non avviene in Val d'Aosta, perché noi sappiamo che in Val d'Aosta nello stesso periodo i Salassi rifiutano categoricamente, diciamo, ogni accordo con i Romani e vengono sostanzialmente spianati, no? Ci sono delle guerre nel 25, insomma, i Romani entrano in Valle d'Aosta, fondano Augusta Pretoria e i Salassi vengono dispersi, uccisi, passati a fil di spada, venduti al mercato di Eporedia, e quei pochissimi che sopravvivono entrano nella colonia, abbiamo un'iscrizione che ce lo dimostra. In Val di Susa nulla di tutto questo, è tutta una cosa pacifica. Cozio riesce a capire che era inutile opporsi ai Romani. Accolgono quindi i Romani, potremmo entrare nei dettagli, ma insomma l'idea è un po' questa, accolgono i Romani e la romanizzazione quindi procede in maniera morbida, con una sostanziale omogeneità tra bassa valle, media valle e alta valle, tenendo conto che di valle si parla, quindi insomma in alta valle non ci saranno stati grandi insediamenti, grandi coltivazioni e grandi opportunità di sopravvivenza. Lì c'era soprattutto la strada e i valligiani che aiutavano le persone a appunto attraversare il colle, insomma, no? Come avveniva in tutte le valli, in tutte le valli romane. Peraltro gli antichi, gli indigeni, come dire, proseguono un'attività che erano soliti praticare anche in epoca preromana, perché in epoca preromana facevano esattamente questo i valligiani, cioè i Romani dicono taglieggiavano i coloro che passavano, i viaggiatori. In realtà chiedevano un obolo per il passaggio e li aiutavano anche ad attraversare dei confini e dei colli che erano anche impegnativi da attraversare, specialmente nelle stagioni infelici. I Romani normalizzano questa cosa, mettono delle tasse loro e i valligiani semplicemente si limitavano a sostenere questa economia del transito così come potevano, ma certamente tutto questo viene posto sotto l'egida romana, viene ufficializzata, insomma si toglie agli indigeni questa peculiarità. Però direi che c'era un'omogeneità culturale sostanziale, insomma, no? In tutta la valle. Non so come la pensi tu, Dario, ma direi che non c'è affatto, no? Questa differenza in bassa valle così, in alta valle cos'ha, ma questo viene anche in tante altre valli, insomma, no? Che c'è questa forte differenza, no? Il mondo romano proprio no, per quel che sappiamo, insomma, noi non abbiamo la valanga di testimonianze che ci sono per il 700 e l'800, quindi insomma dobbiamo andare un po' così, insomma, con un po' di immaginazione e tenendo conto di quello che succede nelle valli vicine, insomma, no? E poi per somiglianza si dice, ma probabilmente se avviene così in Val Brebbana succede anche in Val Susa, insomma, no? Però ecco, dobbiamo essere cauti. Aggiungo solo una cosa, per noi semmai il problema è la difficoltà di stabilire quali fossero le zone più insediate tra Torino e Monginevro, per capirsi, e quindi solo l'archeologia può aiutarci, però è anche una zona talmente ormai insediata che penso alla zona di Susa e la zona attorno, soprattutto Bussoleno tra Foresto e Chianocco, la zona del confine, presso Atfines, e quindi la zona di Almese, tra Casarete e Almese Avigliana, però va a sapere, perché se ne sapessimo di più potremmo anche capire meglio se c'erano differenze almeno nella tipologia degli insediamenti, però... Noi andiamo avanti imperterriti anche se la chiacchierano un po'. Ne approfitto che siamo in pochi, quindi mi rivolgo a un punto specifico della Valle di Susa, in particolare Mattie. E su Mattie volevo sapere, Mattie è uno strano paese dove in realtà erano due paesi, Menolzio e Mattie, con due parrocchie diverse dipendenti, una da Santa Maria di Susa e l'altra da San Giusto. Avete trovato su questa documentazione, ci sono carte parrocchiali, cose di questo genere? Domanda numero uno. Domanda numero due per la professoressa. Nella piana di Mattie, Menolzio sempre, si dice che i contadini hanno trovato un mare di materiale romano. Ci sono qualche notizia di più o sono solo leggende locali, a volte anche un po' fantasiose? Grazie. Sulle leggende
leggende, non so, probabilmente c'è sempre un fondo di verità quando ci sono queste cose, no? Soltanto che questi contesti vengono poi dispersi perché a volte non vengono neanche riconosciuti, cioè il contadino che zappa la terra non distingue tra un laterizio dell'Ottocento e un laterizio romano e quindi tira via tutto. Se lì c'era un insediamento, che insediamento noi lo usiamo questa parola molto pomposa, ma poteva essere semplicemente una fattoria con un pollaio e una porcilaia, ecco, magari era solo questo. E quindi evidentemente queste cose sono state distrutte, però nella memoria resta qualche cosa, naturalmente. La documentazione epigrafica è tutta dispersa e ancora presso casa di privati, ci sono dei privati che si tengono ancora le loro iscrizioni in casa. Quindi non so, è possibile che ci sia del materiale. La stipe di Genevris aveva centinaia di monete e sono state disperse. E quindi purtroppo su quello abbiamo insomma grosse difficoltà a, come dire, come diceva appunto Dario, a definire un popolamento. E le voci corrono e probabilmente sono reali, insomma hanno un fondo di verità. Però sì, guardi, se il tema è Mattie può essere tutto, perché è veramente un paese strano. Comunque tutto quello che è la dinamica, il rapporto tra la comunità locale, San Giusto, il privato di Santa Maria, piuttosto, e tutta l'evoluzione della parrocchia, è tutto ampiamente documentato, almeno a partire dal 1200 in avanti. Quindi la Valle di Susa è un territorio che si può conoscere nel dettaglio, diciamo così, dall'undicesimo secolo in avanti, senza grossi problemi. Poi sì, qui e là ci sono delle zone d'ombra, però il grosso si sa. Tutto quello che è successo prima, invece, per l'età classica, mancano gli scavi, onestamente, perché non li fanno, non si sono fatti, quei pochi che si fanno, insomma. Anche se è una valle dove due per tre sono lì che fanno buchi, costantemente, però poi... No, però anche, no, non i locali, non i locali, intendo aziende che stendono cavi, Dio solo, non credo che ogni cantiere possa essere sempre seguito in maniera così puntuale. Poi sapete che noi abbiamo un rapporto conflittuale con i cantieri stradali, ma è un altro discorso. C'è il grande buco nero del periodo tardo antico fino all'ottavo secolo. Cioè noi viviamo, improvvisamente arriva Novalesa, l'abbazia, la fondazione di Abbone, eccetera. Ma i primi cinque secoli prima, anche solo, cioè che è successo? Possiamo immaginare per comparazione che le dinamiche siano state analoghe ad altri territori simili, però di fatto mancano le fonti, mancano gli scavi, non si sa. Mentre tutto quello che è successo dopo, per fortuna, nonostante alcune perdite, i documenti ci sono, e sono tanti. C'è ancora qualche domanda? Io voglio solo una picco, non voglio fare una domanda, ma c'è una cosa che ci sta a cuore. Voi... visto che abbiamo parlato di culti, di religione, eccetera, i sermoni subalpini, queste 22 prediche che sono conservate in un manoscritto cartaceo alla Biblioteca Nazionale, hanno suscitato l'interesse internazionale per la questione linguistica, perché è rarissimo che nell'anno 1000 ci siano così un corposo documento in una lingua che gli studiosi, da Giuliano Gasca Querazza, Clivio, eccetera, attribuiscono al piemontese. Questi però hanno anche un grande interesse liturgico-religioso e qualcuno, Padre Isella per esempio, dice che ha trovato, secondo lui, delle cadenze, delle impostazioni che possono essere ascritte ai templari. Ma ve lo dico perché il professor Gasca Guairazza, tra le varie ipotesi di localizzazione, probabilmente quella che lui, e sappiamo tutti Giuliano Gasca Guairazza, la grande conoscenza di filologia che aveva, lui la attribuisce attorno alla prevostura di Ulz. Quindi adesso non so chi tratta l'anno 1000 o lì attorno, non credo ci sia questa questione, perché, come dico, tutti la considerano una questione di filologia linguistica. Evidentemente
l'importanza internazionale è quella, ma forse sarebbe interessante occuparsene anche da un punto di vista teologico, religioso e locale, capire se quali sono le fonti che l'attribuiscono alla prevostura di Ulz. Così, come curiosità, ringrazio se non c'è più nessuno che deve intervenire, grazie, siete stati bravissimi. E chi vorrà, lunedì ci sarà una conferenza di un ingegnere che parlerà anche lui di infrastrutture, cambiamenti, eccetera. Adesso ho perso il foglio con il titolo esatto. Invece mercoledì a Moncalieri, alla Biblioteca Civica, il professor Pene Vidari si parlerà del programma di Moncalieri. Grazie a tutti, a presto, e soprattutto grazie agli oratori. Grazie.